per sfondere il muro di indifferenza, di omertà collettiva che caratterizzava l'establishment intellettuale italiano di fronte alla responsabilità del potere dello stragismo, l'eroico e scandaloso che Paolo Pasolini inizia con martellante Jean Rousse con una serie di articoli che verranno pubblicati sui principali quotidiani e settimanali italiani nel 1974-1975. Il primo viene pubblicato il 14 novembre del 1974, inizia così: io sono uno dei responsabili della strage di Milano del 12 dicembre 1969. Io so i nomi dei responsabili della strage di Brescia dei primi mesi del 1974. Io so i nomi del vertice che ha manovrato sia i ricchi fascisti, gli autori di GOPS, sia i fascisti materiali delle stragi, sia infine gli ignoti autori materiali delle stragi più recenti. Io so i nomi di coloro che tra una messa e l'altra, hanno dato le disposizioni e assicurato la protezione politica a vecchi generali, a giovani neofascisti e infine a criminali comuni. Io so i nomi delle persone serie importanti che stanno dietro dei personaggi grigi e puramente organizzativi come il generale Vincenzi. Io so tutti questi nomi e so i fatti di cui si sono resi colpevoli. Io so, ma non ho le prove. A chi dunque compete fare i nomi? Evidentemente a chi non solo ha il necessario coraggio, ma insieme non è compromesso nella pratica col potere e inoltre non ha per definizione niente da perdere, cioè due punti, un intellettuale. Ma il coraggio intellettuale della verità e la pratica politica sono due cose inconciliabili in Italia. Dunque, dice Pasolini, io so, anche se non ho le prove, io so perché sono un intellettuale abituato a pensare, a mettere insieme i fatti, a estrarre il semplice dal complesso. Poi prosegue lo stesso articolo accusando gli altri intellettuali italiani di rifiutarsi di vedere la realtà praticando, utilizzando il cosiddetto metodo che lui definisce il metodo divisorio, che consiste nel metodo di atomizzare gli atti, di esaminarli uno alla volta senza metterli in correlazione. E qui vorrei aprire una parentesi: il metodo divisorio è quello che ha sempre utilizzato una certa magistratura per assolvere i delitti. Metodo di valutazione sintetica coordinata delle prove per i cittadini senza potere, metodo atomizzato delle prove per i potenti. Il doppio binario crematorio è uno degli strumenti tecnici della giustizia di classe. Ma ritornando a Pasolini, accusa quindi gli altri intellettuali di rifiutarsi della realtà attualizzando i fatti, e aggiunge che l'onere di intestarsi una battaglia di mobilitazione, di sensibilizzazione culturale per trasformare gli indizi in prove dovrebbe ricadere sui partiti dell'opposizione e soprattutto sul Partito Comunista Italiano, che a suo potere rappresentava l'Italia migliore. Ma, aggiunge, la nomenclatura di vertice del Partito Comunista ha invece scelto la diplomazia del silenzio e l'ha imposta ai propri intellettuali organici, tradendo così il suo popolo e separando il paese dalla sua verità. Da allora Pasolini diventa inarrestabile e con una serie martellante di altri articoli continuerà a strattonare per il bavero le elite colte italiane, accusandole apertamente di omertà. In un articolo pubblicato sul Mondo scrive: ora, quando si saprà, o meglio si dirà, tutta intera la verità del potere di questi anni, sarà chiara anche la follia dei commentatori politici italiani e delle elite scolte italiane, quindi la loro omertà. Quella voce scomoda, un dito puntato contro la criminalità delle classi dirigenti, contro la diplomazia del silenzio dell'opposizione, contro l'omertà complice degli intellettuali, verrà presto messa a tacere per sempre.
La notte tra il 1° e il 2 novembre del 1975 Pier Paolo Pasolini sarà barbaramente assassinato ad Ostia in circostanze che restano per larga misura misteriose. Se dopo il suo assassino il vessillo della migliore cultura italiana non cade definitivamente nella polvere, è perché quel vessillo viene raccolto da un altro intellettuale eretico, Leonardo Sciascia, che continuerà a portarlo in alto ancora per qualche anno. Ma della straordinaria lezione di Sciascia, che dedicherà tutta la sua opera alla criminalità del potere, parleremo alla fine. Per l'intanto basta ricordare il suo sdegno